Ecco allora, carissimi fratelli, che abbiamo a cuore l'amore verso Dio, che abbiamo a cuore l'autorità di Gesù che insegna ed è l'unico taumaturgo capace di poter guarire tutte le nostre malattie. Il Logos, il Verbo che si è fatto carne, è quella luce che illumina tutte le menti, è quella ragione che ci fa ragionare bene, che non ci fa sbagliare. Perché, sapete, la misericordia di Dio, nella sua radice, nel suo significato, significa proprio non mancare mai il bersaglio, fare sempre centro. E noi siamo chiamati a fare sempre centro nella nostra vita. Non dobbiamo mai sbagliare. Questa è la bellezza quando l'uomo si mette in uno stato di conversione e dice: Signore, voglio veramente essere perfetto, giusto dinanzi ai tuoi occhi. Insegnami a camminare secondo le tue vie e le tue leggi e i tuoi insegnamenti.